Nel 2020, falcidiato dalla pandemia, realizzare un ospedale d'emergenza diventa materia scolastica. E quanto accade all'Istituto Bramante Genga, che questa mattina ha ospitato un incontro formativo dedicato all'ambizioso e coraggioso progetto HOPE, con gli studenti ritrovatisi in aula magna, divisi fra rispetto del distanziamento sociale o della didattica a distanza, al cospetto di un relatore d'eccezione come l'ex direttore della Protezione Civile Nazionale, Guido Bertolaso. È una giornata importante per noi oggi, perché diciamo si tratta di ospitare delle persone diciamo che hanno una competenza nel settore per poter dare inizio a questo progetto HOPE, che ha come obiettivo quello di diciamo fare uno studio di fattibilità sulla possibilità di appunto un presidio sanitario emergenziale nella zona dell'ex fiera di Campanara qui a Pesaro. Allora, noi oggi abbiamo qui ospite appunto il dottor Bertolaso, che credo no, tutti conosciamo, l'ingegner Manenti, che l'Istituto Genga ha avuto la possibilità di conoscere già in occasione del terremoto dell'Emilia Romagna, e poi ci sono dei tecnici esperti che illustreranno appunto ai ragazzi ecco, quello che è stato il progetto degli ospedali Covid sia di Milano e sia di Civitanova Marche. Sono delle persone che operano e hanno operato e operano sia nel settore della protezione civile, sia nel settore delle situazioni emergenziali, delle situazioni sanitarie. E quindi è chiaro che è un incontro di estrema importanza per poter avere sia delle informazioni utili no, nell'ambito, e sia per porre, dirò ai ragazzi, ponete tutte le domande che vi possono, diciamo così, essere utili per poter poi voi stessi, diciamo, partire su questo progetto. Sono innanzitutto molto contento del fatto di potermi incontrare con degli studenti, perché in una fase dove le scuole sono state penalizzate a causa di un'epidemia che di fatto ha compromesso tutto lo sviluppo del nostro paese, ma in modo particolare tutti i giovani e gli studenti, potermi incontrare con degli studenti oggi credo che sia un bel segnale, quindi significa che non dappertutto in qualche modo è impossibile fare didattica. Qui a Pesaro, qui nelle Marche, la stanno facendo comunque. Questo credo che sia un passo avanti molto significativo. Per quello che riguarda l'iniziativa specifica, io ho dato il mio piccolo contributo per realizzare il Covid Hospital di Civitanova Marche. Ci ricordiamo tutti quanto è stato osteggiato, quanto è stato criticato, no? È stato anche un po' la pietra dello scandalo durante la campagna elettorale in questa regione la scorsa estate, mentre invece purtroppo oggi si è dimostrato estremamente utile, vorrei dire essenziale, perché sta svolgendo un compito molto importante, quello di ricoverare i casi più gravi di Covid con tutti i letti di terapia intensiva e di rianimazione che abbiamo realizzato. E non ci dimentichiamo che lo abbiamo realizzato in 3 settimane, senza spendere i soldi dello Stato, ma semplicemente basandoci su quelle che sono state le donazioni dei cittadini, per un costo di 8 milioni di euro che, rapportato ai posti letto che abbiamo fatto, è inferiore ai 100.000 euro per letto. Sono fatti, sono numeri, sono dati concreti che in qualche modo rispondono a quelle che sono state le critiche pretestuose. Oggi ci stanno copiando in tanti. In Puglia da mesi stanno lavorando per cercare di fare qualcosa di simile a Bari presso la Fiera del Levante. Forse ci riusciranno a fine gennaio. Diciamo che noi in 15 giorni abbiamo dimostrato che le cose si possono fare bene, presto, con quelli che sono poi i risultati per la gente. Questi giovani hanno intenzione di seguire questo tipo di esperienze e quindi sono molto contento di essere qui con loro a condividere i problemi, anche le amarezze, ma soprattutto i successi che sono finalizzati a far migliorare la nostra società.